tratta come un pochino, buonasera a tutti innanzitutto, come un pochino c'era da aspettarsi. Dopo 3 settimane qualche cambiamento, qualche difficoltà di salute anche nell'ultimo momento, ci poteva essere anche un po' di tensione da parte di tutti, e così è stato. Non siamo riusciti a dare quel ritmo nella prima parte di gara che poi abbiamo dato nel secondo tempo, perché dal secondo tempo fin dal primo minuto penso che sia nel primo tempo c'è stato un equilibrio, non abbiamo fatto bene, e forse la Salernitana ha avuto un'occasione più nitida della nostra. Secondo tempo siamo stati solo noi in campo, questo penso proprio che sia chiaro, perché 35 minuti la Salernitana non ha mai tirato in porta, non ha fatto una ripartenza, non ha mai fatto nulla, li abbiamo messi dentro sulla metà campo e sono stati lì dentro. Abbiamo avuto l'occasione con Tavano, abbiamo avuto l'occasione con Bastien, abbiamo avuto il gol di Trotta e un'altra clamorosa occasione con D'Angelo. Questi sono i numeri, loro hanno avuto l'occasione, ahimè, quando eravamo nei minuti finali in 5 in linea e siamo riusciti a prendere l'occasione importante loro. E questo sarebbe stato un peccato, però penso che abbia vinto un derby, che come spesso capita, meno la data, che è stato un bel derby secondo me, ci può essere un po' di tensione, però l'abbiamo vinto meritatamente davanti a un pubblico straordinario, una coreografia bellissima, correttezza negli spalti e fuori, e noi stasera siamo contenti. È tempo passato, godiamoci il momento che è merito. Penso che abbiamo vinto con merito, loro hanno fatto una buona partita, è una buona squadra la Salernitana, hanno fatto una buona partita e i derby sono derby, un po' di tensione, ma poi nel secondo tempo quando abbiamo giocato abbiamo trovato un po' di ritmo, più di continuità, di manovra, abbiamo fatto bene e vinto con merito. Ripeto, abbiamo creato 4 palle gol nitide contro una loro nel secondo tempo, e quella che hanno avuto loro ha avuto una sua azione e una sul calcio piazzato. No, perché loro si erano messi dentro un'altra punta, erano tre attaccanti, il gioco aereo noi eravamo carenti, perché non, a livello di struttura ci davano qualche centimetro, l'abbiamo visto nei calci piazzati, quindi volevo tutelarli. È entrato, se non ricordo male, a 5-6 minuti dalla fine. Io spesso lo faccio, questa scelta negli ultimi 10 minuti, quando sto vincendo, di metterci a 5. E in questo caso ho messo Rea, avrei potuto mettere Biraschi centrale e inserire o Visconti o Nica, esattamente per avere qualche centimetro. No, per me non significa nulla, che sono felice, che sono contento, soprattutto in particolar modo oggi del derby, davanti a tutta questa cornice, lo ripeto. E per noi, per me perlomeno, e cerco di trasmettere ai miei giocatori, dobbiamo essere contenti e di sentire dentro di noi il desiderio di proseguire. E conosco un'unica strada, da sempre lo dicevo quando le cose andavano meno bene, le dico oggi, quella di lavorare, di creare un gruppo, di andare in campo e giocarcela sempre senza timori. Poi una volta si giocherà un po' peggio, un po' meglio, ma fondamentalmente è una mentalità che la squadra si deve andare a giocare sempre, sempre la partita. E la compattezza del gruppo, l'intensità, è una cosa che noi non ci può mancare. Un pochino c'era anche da aspettarsi, lui è abituato a 4 anni a un determinato calcio, 4-3-3 con delle ali larghissime, noi giochiamo al contrario, e ho parlato con lui, mi ha detto che qualcosa di difficoltà ce l'aveva ancora, però è tutto naturale. Per me ha fatto una buona partita, anzi è cresciuto tantissimo nel secondo tempo recuperando tantissimi palloni proprio in mezzo al campo, ha fatto una diga per me straordinaria, perché se guardate la partita vedete che la Salernitana, che nel primo tempo ripartiva perché concedavamo qualche metro a ricevere palla, nel secondo tempo non l'ha più fatto, e molti di questi è stato proprio Fabrizio ad accorciare in avanti, e anche dato qualche buon pallone, dato uno dentro a Tavano all'inizio del secondo tempo che ha avuto la palla gol, meraviglioso. Come ha visto la Salernitana? La Salernitana ha visto abbastanza bene, ha fatto una buona partita soprattutto nel primo tempo, nel secondo tempo un po' meno, abbiamo fatto meglio noi, decisamente meglio noi. Il primo tempo è stata una buona squadra, l'ha messa in campo, ha fatto la sua parte bene. Ci dai ancora un giorno una bella difensione? No, abbiamo fatto una scelta di portarlo nel ruolo di difensore centrale. Poi se dovesse essere un'occorrenza, oggi siamo stati in un bilico quando si è fatto male Gavazzi, potevo scegliere se portare lui in mezzo al campo e spostare Paghera interno e inserire un difensore centrale, oppure se inserire un centro sbaffo. Ho scelto questa seconda opzione, ho fatto una scelta di sbaffo perché da interno e non magari Bastien, perché sbaffo non poteva avere le accelerazioni di Gavazzi. Bastien ho messo uomo su Ronaldo per
che era la fonte del gioco loro. Cercate di chiudere, non so se Sbafo o Insigne potevano farmi lo stesso lavoro dall'inizio partita, Bastien me lo garantisce, e Sbafo mi serviva uno che sapesse anche dare delle accelerate, palla al piede, inserimento. Lui ha queste qualità, dicono i numeri. Trotta ha fatto 8 gol, 3-4 assist, si parla, se va in Serie A vuol dire che è un giocatore di qualità, un giocatore importante, quindi sicuramente pesa. Va via Trotta, vediamo chi arriva. Questa ci conferma migliorini. Sì, ma un po' lo ufficializza. Mister, un augurio, 72-73 record storico di vittorie dell'Avellino, 8 vittorie consecutive. Secondo lei è possibile guagliarlo? Siamo in modo, intanto poi vediamo.